As long as you love me. Senta, adesso sono bene, grazie. Marco, vieni. Anche te prima, Marco. Al Giro d'Italia. Sì, la fiamma di No, io due parole velocissime prima di inaugurare, anche perché penso insomma almeno si fa un servizio il più immediato possibile a tutta la cittadinanza. Innanzitutto grazie a tutti della presenza, ci fa piacere oggi come amministrazione comunale, ma non solo, insomma, di essere qui per inaugurare questo snodo importante per il nostro territorio in Mugello. Un progetto atteso da una ventina d'anni, finalmente insomma oggi avrà la sua realizzazione, il suo completamento sulla parte anche d'arredo, insomma tra poco sarà pronta anche quella con il terzo lotto, però oggi è una giornata importante che per un'opera che abbiamo stimato insomma con tutti gli interventi fatti fino ad oggi sui 650.000 euro derivanti dal progetto sulla sicurezza fatto dal Ministero. Qui ringrazio il Vice Ministro Riccardo Nencini perché insomma ci ha a suo tempo insomma, fatto partire questo bando, la Regione ha gestito le risorse, 190.000 euro sono state investite su questo progetto, la Città Metropolitana ha contribuito molto, qui c'è Massimiliano Pescini delegato alla viabilità, Sindaco di San Casciano, che quindi ha partecipato fattivamente insomma anche attentamente alla realizzazione di quest'opera con 400.000 euro, l'Unione dei Comuni che ha stanziato a suo tempo ormai quando eravamo sindaci di Scarperia e di San Piero a Sieve con Marco Semplici, decidemmo le risorse del Fondo Montagna di non utilizzarle per fare questi interventi ma di metterle su questo intervento, e vi dico questo, ancora non si stava parlando di fare la fusione dei comuni, però ritenevamo che questa fosse un atto importante per il territorio, quindi ringrazio l'allora presidente Giovanni Bettarini e l'attuale Sindaco di Borgo Paolo Movò, che nome l'ha tolto, anche se erano belle spese, anche se ero io presidente 2 anni e mezzo e poi l'ultima parte, quella del comune, anche il finanziamento che verrà fatto sul terzo lotto. Ringrazio insomma un po' tutti, soprattutto le aziende del territorio, la Società Italiana Strade di San Piero a Sieve, quindi il signor Lavacchini, che ringrazia oggi non essere stato, però non può essere qui presente per lo svolgimento del primo lotto, e l'azienda Berti Sisto per il secondo lotto, e quindi oggi ci ha portato anche ci porta anche all'inaugurazione. Vi ringrazio perché davvero hanno lavorato in tempi strettissimi, un anno fa circa abbiamo iniziato i lavori e in un anno ci abbiamo completati sia con le stagioni che con i tempi di maturazione, perché come avete visto insomma ogni tanto siamo dovuti fermare anche perché i lavori avevano i loro tempi anche della maturazione, i bandi pubblici e tutti anche gli aspetti burocratici, perché facendo lavori a lotti, e lo dico tranquillamente, quindi facendo lavori a lotti si agevola anche la partecipazione delle aziende locali, però questo vuol dire avere più tempi nella realizzazione degli interventi, perché comunque procedure che si devono ripetere più volte, però questo alla fine in un anno, grazie quindi anche a tutti gli operai che hanno lavorato delle ditte, siamo riusciti oggi a essere qui tutti per questa inaugurazione. E ci fa piacere insomma anche che il nostro contributo come cantiere comunale nella pubblica illuminazione, che vedete tutta notte l'ho vista accesa, è molto bella, l'abbiamo data e quindi siamo riusciti a fare anche questo. E poi oggettivamente io dico insomma un ringraziamento un pochino a tutti, insomma a chi ha avuto la pazienza, anche ai cittadini in questi mesi, questi giorni insomma di disagio, però perché si porta un qualcosa di migliorativo e quindi penso sia importante. Quindi anche alle forze dell'ordine, carabinieri, quindi vede il comandante della compagnia di Borgo San Lorenzo, Maggiore Bici, le nostre due stazioni di Scarperia e San Piero con i rispettivi marescialli, Ciccarelli e Cianferoni, la nostra Polizia Municipale dell'Unione, il comandante Baldini e gli agenti, e quindi anche un po' la partecipazione di tutto il Consiglio Comunale anche oggi e le due giunte, perché oggi ho voluto chiamare anche le giunte di Scarperia e di San Piero a Sieve, che insomma bene o male hanno impostato questo lavoro, e oggi dico anche la verità, è oggi anche un po' un simbolo per il nostro comune,
perché è vero si migliora tutto il Mugello con questa infrastruttura, però è anche vero che alla fine definitivamente si leva un limite, cioè quello del semaforo, e quindi si lascia l'accessibilità. Ecco l'ambulanza, facciamo una pasta subito ragazzi, la devo arrivare, vai. La programmata. Ora indipendentemente insomma ci dispiace perché penso che sia una cosa, però come simbolo insomma anche oggi anche questo ci sembra importante, cioè quello di aver levato una barriera, di aver tolto l'impianto semaforico e aver quindi reso l'accessibilità fruibile a tutti e soprattutto a tutte le persone, cittadini anche che nella quotidianità si trovano a fare, sono trovati a fare code importanti nell'uscita e nell'accesso al lavoro. Un ringraziamento anche alle attività qui presenti per il disagio che comunque abbiamo portato, spero che comunque questo possa essere una miglioria, alcuni interventi di accesso sono ancora da ultimare, quindi con quelli pensiamo di aver completato il tutto. Poi ringraziamenti io li faccio, scusate, al nostro responsabile lavori pubblici, geometra Albisani, che ha curato per l'amministrazione comunale tutto l'intervento, allo studio Mineati che ha fatto anche la progettazione e la direzione dei lavori, e geometra Zanieri per la sicurezza sui cantieri. E poi a tutte le maestranze, gli operai che sono intervenuti, e davvero insomma io penso sia un'opera che serve al Mugello, un miglioramento importante e che alla fine insomma ci porti anche un'innovazione insomma da un punto di vista insomma della quotidianità, della socialità di tutti, cioè si levano piccole barriere, si aprono diciamo così questi nuovi interventi che sicuramente insomma fanno migliorare anche la qualità dello stare e del vivere nel nostro territorio. Io spero di non essermi dimenticato nessuno, di aver detto tutti, di aver detto tutto, insomma fra poco si ultimerà anche il terzo lotto, penso che comunque insomma stamani mattina non solo per Scarpe San Piero ma per tutto il Mugello sia davvero una bella occasione insomma per inaugurare un'opera pubblica, per far vedere che il pubblico messo a servizio della cittadinanza serve e fare le cose anche nei tempi necessari e far sì anche insomma che ci sia un miglioramento effettivo nella qualità della vita dei nostri cittadini. Quindi davvero grazie, io a questo punto finisco di parlare, lascerei la parola al sindaco di San Casciano, sento due parole insomma di quell'argomento. Ringrazio il sindaco Federico, ha già detto tutto. Ringrazio io il comune di Scarperia e San Piero e tutti i comuni del Mugello per la disponibilità che hanno avuto anche durante la fase di avvio della città metropolitana, quando poi i fondi sembravano non arrivare. Siamo riusciti però abbastanza celermente a sbloccarli e quei 400.000 euro sono stati spesi insieme agli altri fondi messi a disposizione da altri enti, dal Ministero fino all'Unione dei Comuni, sono serviti e sono riusciti a migliorare un incrocio che chiunque passasse dal Mugello ricordava molto bene, un impianto semaforico che creava congestioni soprattutto ovviamente negli orari di punta. Questo è un miglioramento della viabilità in un'area molto importante. E nel concludere l'intervento dico che insieme ad alcuni interventi già realizzati sulla 302 anche per risolvere questioni annose come la frana di Porcanto altro, stiamo intervenendo sia nell'Alto Mugello con alcuni altri interventi su eventi franosi ancora, penso a Ruginara ma non solo, siamo intervenuti anche su altri luoghi del Mugello, interverremo in maniera più continuativa anche attraverso gli accordi quadro che abbiamo fatto per le tre zone
che non hanno il Global Service, che sono l'Empolese, il Valdarno Val di Sieve e il Mugello Alto Mugello. Con questi accordi quadro, l'ultimo dei quali proprio in fase di avvio in questi giorni, è il Mugello è suddiviso in due accordi quadro, perché c'è quello, diciamo, del Mugello Alto Mugello e quello della Val di Sieve Mugello Basso, che riguarda anche la 302. Interverremo anche in prospettiva del Giro d'Italia sulle strade attraversate e continueremo gli interventi che sono stati concordati. Quindi un lavoro che oggi trova una bella opera da inaugurare, ma che continua e continuerà nel tempo grazie al lavoro dei tecnici della città metropolitana, che hanno anche predisposto tutte le gare, e finalmente in questa maniera con gli accordi quadro si riesce anche a dare risposte senza dover continuamente rifare le procedure, perché le nuove normative ce lo hanno permesso. Quindi un ringraziamento anche al governo e al Parlamento che hanno permesso questa nuova tipologia di appalto. Ringraziando la ditta e tutti voi che siete presenti, vi auguro una buona giornata. Ci ha detto molto voi, ma insomma ci tengo a sottolineare come presidente dell'Unione, ringrazio insomma anche Giovanni di essere qui, perché fu all'epoca e fu deciso lo stanziamento del Fondo Montagna per questo intervento, per ribadire come quest'opera, lo ricordava bene prima Federico, ovviamente riguarda i due comuni, e effettivamente c'è anche questo valore simbolico di sancire ulteriormente una fusione di collaborazione anche progettuale e fattiva oggi, perché oggi inauguriamo un'opera, però questa è un'opera che ovviamente servirà tutto il Mugello, e devo dire che ultimamente ci sono state delle opere che hanno riguardato il Mugello molto importanti in termini anche di viabilità, adesso oltre alla variante di Valico, ovviamente dopo Alvello, Firenzuola-Mugello. Il progetto qui vicino a noi, che dovrebbe portare anche una nuova strada, e anche questa migliorare il collegamento dal casello di Valverino, quindi dal resto del mondo verso il Mugello, e questa sicuramente è un'altra opera importante, perché come ricordava Massimiliano Pescini, oltre alle code che spesso si formavano, garantisce comunque una viabilità migliore sulle assi sia verso Firenze che verso Valverino. Quindi un ringraziamento ovviamente anche al governo, a Riccardo Nencini per l'impegno su questo territorio. Se vogliamo che questo territorio continui e magari potenzi ancora le sue tante vocazioni, abbiamo bisogno di infrastrutture. Qui abbiamo la fortuna di avere un'asse ferroviaria, ma c'è bisogno anche che i collegamenti sulle strade siano funzionali e importanti, e questo è davvero un tassello importante per la viabilità e la mobilità. Quindi grazie a Federico, grazie alla città metropolitana, grazie al governo, ovviamente grazie anche a Giovanni, a tutta l'Unione, perché ci abbiamo creduto in questo progetto, e oggi è un regalo di cui sicuramente potranno beneficiare i cittadini. Io aggiungo una considerazione soltanto, perché ha ricordato il vostro sindaco che questa rotonda sta nel comune di Scarperia San Piero, però non è a servizio solo di un comune, perché questo è uno degli snodi, io ci abito non lontano da qui, insomma non è uno snodo proprio localissimo e basta. In cottura ci sono ancora due interventi grossi che riguardano il Mugello, uno riguarda il nord, 40 milioni circa. Sì, sì, sì. I sindaci escono la testa, ma la cassa in mano. Ci sono i giornalisti, sì, allora no, 42. Anche qualcosa più si dice. Allora, 42. Diciamo. Ma perché poi ti dicessero ma una volta, dice no, grazie. No. Ci dicono, ma insomma, fossero 50 sarebbe. No, noi bastano 40. A 40 si chiude. 42 dovrebbe avere 42. Destinati al nord del Mugello, quindi allargamento eccetera eccetera di una viabilità che è rimasta, non è quella della carrozzabile granducale, però insomma diciamo è solo un po' migliorata. L'altro intervento riguarda la 67 Tosco-Romagnola, quindi il tratto che va da San Francesco Rufina Contea di Comano. Ecco, una volta fatto questi due grandi interventi, poi naturalmente ricordava ora il sindaco Moboni l'intervento sulla ferrovia eccetera, però a quadro completo diciamo che il Mugello si trova nella condizione
dal punto di vista infrastrutturale di interventi che dovrebbero metterla a regime per qualche anno, non oso dire per qualche decennio. Quindi due discorsi alla fine, uno breve e uno lungo. Grazie, quello breve, molte grazie, quello lungo. Prima di tagliare il nastro, un ringraziamento lo faccio, non tanto per piacioneria, ma altro, anche agli organi di stampa e di informazione, perché comunque hanno sempre tenuto aggiornato la viabilità e tutto lo svolgimento dei lavori della nostra rotonda, della rotatoria delle Mozzette, e quindi hanno dato anche un servizio pubblico nei confronti della cittadinanza. Simbolicamente non si fa benedire, ma ringrazio Don Francesco e Don Antonio di essere qui presenti, quindi a testimoniare e suggellare. E poi visto c'è anche il direttore dell'autonomo internazionale, Paolo Poli, mi fa piacere, perché insomma ieri abbiamo avuto anche la visita di Valentino Rossi e quindi penso sia stato anche un momento di visibilità in più per il nostro territorio. Si finisce, se no qui finiscono i clacson qui dietro. Aspetta, bisogna avervi... Mettiamo tutti vicini. Ora era controllare 42 milioni. Ma ho capito. Non gli ho detto, ringrazio Claudio Scarpelli, per sindaco Firenzuola, Sara Di Maio, vice sindaco di Barberino, insomma fai a metà Capi Rossi per il Consiglio regionale della Toscana e poi tutto il resto insomma penso li conosciate tutti. Si taglia davanti, oggi si sciala, però si va dall'anno in mezzo, almeno si riusa. Aspetta, la mano tutti sopra, va. Oggi dai, aspetta. Diteci, forbici sono di scalperia. Vai. No, forse, grazie a tutti. Si può liberare. Non c'è la strada. Grazie davvero. Mario! Ora un'altra parte. Mario! Alle macchine. Mario! Ma è parente del nostro.